ospite Alessandro Rossi, che è un ricercatore dell'IFA-CNR, che si occupa di asteroidi, di segni spaziali, tutto quello che ci racconterà questa sera su quella missione lì, che è stata un gioiellino, quella che ha cominciato ad avviare la discussione sulla protezione della Terra da una zona di antipatici. Grazie, buonasera, grazie di essere qui, grazie di avermi invitato. Oggi parliamo di questa missione, la missione DART, Double Hard Asteroid Redirection Test, e della missione LICHA-CUBE italiana. Partiamo dalla fine, siamo al settembre del 26 settembre del 2022, però ora che ci penso devo, per far partire i filmati bisogna che stia live. No, forse se ci arrivo faccio io, vai, vai, ci arrivo io, no no grazie, vai. Siamo agli Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University negli Stati Uniti e vedete in basso a sinistra un'immagine dal centro di controllo dell'APL e nella finestra grande è la telecamera della sonda. Qui a un certo punto vedete tutta la gente che esulta. Se avessimo l'audio si sentirebbe una voce in sottofondo che dice loss of signal, che vuol dire perdita del segnale, ed è questo momento qui. Allora non occorre avere lavorato a decine di missioni spaziali per capire che nessuno esulterebbe normalmente per la perdita del segnale di una sonda spaziale, quindi possiamo capire che questa missione, diciamo, ha fatto qualcosa di strano. E andiamo a vedere cosa ha fatto effettivamente questa missione e perché tutti esultano per la perdita del segnale. Per fare questo facciamo un po' di passi indietro. Questa è un'animazione del nostro sistema solare, vista diciamo dal polo nord celeste. I pallini, la massa di pallini verdi sono gli asteroidi, quindi questi corpi minori che orbitano che si trovano sostanzialmente tra l'orbita di Marte e di Giove. I cerchi, questi cerchi qui, questa è l'orbita di Marte, questa è la Terra, Venere e Mercurio, e al centro c'è il Sole. Quello che ci interessano di più sono i pallini rossi, sono i cosiddetti asteroidi incrociatori della Terra. Sono asteroidi che, partendo dalla popolazione degli asteroidi dei pallini verdi, quindi degli asteroidi diciamo veri e propri che si trovano nella fascia asteroidale, grazie a perturbazioni del loro moto, vengono spinti all'interno del sistema solare interno, dove vengono catturati gravitazionalmente per interazione con i pianeti quindi i pianeti interni, quindi Mercurio, Venere, la Terra e Marte, ed entrano su orbite che hanno la capacità, che possono incrociare le orbite dei pianeti interni, tipicamente l'orbita della Terra. Come dice il mio amico Giovanni Valsecchi, due cose nello spazio che si incrociano, prima o poi sbattono uno contro l'altro. E infatti questi asteroidi, sappiamo, hanno la capacità, hanno la potenzialità di impattare contro la Terra, e questo è avvenuto nella storia del nostro pianeta molte, molte volte. Ovviamente tutti, più o meno tutti, conoscono l'impatto gigantesco avvenuto al largo del Golfo del Messico, il cratere di Chicxulub, che ha, se non ha causato, quantomeno contribuito alla famosa estinzione dei dinosauri. Fortunatamente eventi di questo tipo, cioè oggetti di decine di chilometri che impattano contro la Terra, avvengono una volta, statisticamente una volta ogni 100-200 milioni di anni, per cui abbiamo già dato, stiamo abbastanza tranquilli. Ma ci sono tutta una serie di oggetti che vanno da asteroidi molto piccoli, quindi dell'ordine dei metri, e che quindi tipicamente bruciano al rientro nell'atmosfera, ad oggetti di dimensioni intermedie che hanno una frequenza, diciamo, un po' più preoccupante. Per esempio oggetti dell'ordine delle decine di metri hanno una frequenza di impatto con la Terra di circa 100 anni, oggetti di centinaia di metri alcune migliaia di anni, quindi insomma sono tempi che possono anche riguardarci. Ed effettivamente quindi
bisogna fare qualcosa, bisogna pensare a fare qualcosa per evitare che questo succeda. Questa è una foto presa da questo report della National Science Foundation negli Stati Uniti e ci dice cosa possiamo fare se scopriamo che un asteroide ha effettivamente una possibilità non nulla di impattare contro la Terra. Bisogna avere delle tecnologie mature, abbastanza sviluppate, per poter contrastare questo evento. Allora, anzitutto qui vedete una zona azzurra, qui abbiamo il warning time, cioè quanto tempo prima scopriamo che questo asteroide può arrivare effettivamente a sbattere contro la Terra, e qui abbiamo le dimensioni dell'asteroide. Quindi tipicamente se abbiamo un oggetto sufficientemente piccolo, come abbiamo visto prima, può succedere abbastanza frequentemente, ma un oggetto sufficientemente piccolo, dell'ordine dei pochi metri o delle decine di metri, in realtà tendenzialmente viene fortunatamente schermato dall'atmosfera o comunque è sufficiente allertare la protezione civile. Il che vuol dire, per esempio, se calcoliamo che questo asteroide cade su una certa porzione del nostro territorio, vanno allertate le persone che abitano in quel territorio, vanno fermati i voli aerei, insomma bisogna dire alla gente di non uscire, di stare al coperto e via discorrendo. Poi abbiamo questa zona inquietante rossa dove c'è scritto nuclear deflection e nuclear disruption. Questo, diciamo, al momento è ancora abbastanza fantascienza e vuol dire sostanzialmente un po' quello che si vede nei film, cioè lanciare un'arma nucleare verso l'asteroide. E bisogna distinguere tra deflection e disruption. Disruption appunto è proprio il caso peggiore, quindi abbiamo un warning time molto piccolo, è un oggetto molto grosso, bisogna cercare di mandare una carica sufficientemente grande per distruggere l'asteroide, che è una cosa che tendenzialmente si cerca di non fare. Deflection è un'altra cosa, vuol dire far esplodere la carica nucleare di fronte all'asteroide, eccitare la superficie dell'asteroide con le radiazioni della bomba nucleare, di modo che l'asteroide a sua volta emette delle radiazioni e queste spingono l'asteroide nell'altra direzione. Però ecco. E poi c'è tutta questa zona qui, in cui abbiamo un warning time sufficientemente elevato che ci permette di spostare l'asteroide. Il concetto fondamentale è che noi non vogliamo normalmente distruggere l'asteroide, lo vogliamo spostare, un po' come quando voi in macchina state andando e c'è uno stop e arriva una macchina che vi arriva dall'altra all'incrocio. Voi non è che distruggete l'altra macchina per passare voi, rallentate o accelerate di modo che passate prima voi e quell'altra dopo, o voi rallentate, passa l'altra macchina, la evitate. Ecco, qui si vuole fare esattamente lo stesso, deviare, a Terra non la possiamo deviare, quindi deviamo leggermente la traiettoria dell'asteroide dandogli una spinta, o una spinta impulsiva o una spinta continuata, di modo che questo incrocio non avvenga e quindi l'asteroide manchi il nostro pianeta di una quantità sufficiente per evitare l'impatto. Questo kinetic deflection è quello di cui andremo a parlare oggi, deflessione cinetica. Per fare questo, appunto, per testare questa tecnica del cosiddetto impattatore cinetico, quindi un qualcosa che va contro l'asteroide e lo sposta un poco di modo che nella sua orbita intorno al Sole passi appena prima o appena dopo il nostro pianeta, gli Stati Uniti, la NASA, in collaborazione con l'APL, ha programmato questa missione che si chiama Double Asteroid Redirection Test. La missione è stata lanciata con un Falcon 9 di SpaceX il 24 novembre del 2021 dalla base di Vandenberg in California. Un lancio notturno. Questo è come diciamo, ha funzionato la missione. Qui vedete, questa è l'orbita della Terra e questa è l'orbita del sistema asteroidale a cui vogliamo andare. La sonda è stata lanciata, ha seguito un'orbita molto vicina all'orbita della Terra, in realtà non si è mai allontanata molto dall'orbita della Terra, e dopo circa un anno esatto dal lancio, orbitando sostanzialmente insieme alla Terra, il periodo era sostanzialmente di un anno, dopo circa un anno l'asteroide si è avvicinato alla Terra ed è avvenuto l'impatto. L'impatto è avvenuto sufficientemente vicino alla Terra, diciamo tutto è stato fatto in modo che l'impatto avvenisse sufficientemente vicino alla Terra di modo che
di modo che i telescopi potessero vederlo il meglio possibile, anche telescopi non particolarmente grandi. Qual è il concetto della missione? Il concetto è abbastanza semplice. In realtà non siamo andati a colpire un asteroide semplice, ma siamo andati a colpire la luna di un asteroide, cioè questo asteroide che si chiama Didymos, ha in realtà un asteroide più piccolo che si chiama Dimorphos, che ruota intorno a lui, esattamente come la nostra luna ruota intorno alla Terra. La sonda DART americana è andata a colpire la luna dell'asteroide e poco prima ha rilasciato la sonda italiana Licia Cube, che ha preso delle immagini. Lo scopo era deviare l'asteroide piccolo su una nuova orbita intorno all'asteroide più grande, quindi deviare l'orbita di Dimorphos intorno all'asteroide Didymos. Perché? Perché in questo modo è molto più semplice e è molto più facile calcolare l'effetto dell'avvenuto impatto. Si sarebbe potuto fare un test anche su un asteroide singolo, quindi deviando l'orbita eliocentrica di questo asteroide, ma andando a deviare l'orbita del nostro asteroide intorno al suo intorno a Didymos, vedremo che è molto più facile calcolare più in dettaglio il vero effetto, quello che ha causato veramente il nostro impatto. Quindi, riassumendo, noi abbiamo l'asteroide Didymos, che è circa 780 metri di diametro, quindi un oggetto molto piccolo. A circa un chilometro di distanza orbita l'asteroide Dimorphos, quindi la piccola luna che noi siamo andati ad impattare, un asteroide di circa 160 metri, quindi a sua volta estremamente piccolo. La sonda DART, che pesava al momento dell'impatto poco meno di 600 kg, è arrivato a 6,1 km al secondo contro l'asteroide. Poco prima, qui una decina di giorni prima dell'impatto, ha rilasciato la piccola sonda italiana Licia Cube, la prima sonda sviluppata dall'Agenzia Spaziale Italiana per lo Spazio Profondo, che ha preso le uniche immagini ravvicinate dell'impatto. E lo scopo era appunto cambiare l'orbita, quindi cambiare il periodo orbitale di Dimorphos intorno a Didymos. L'impatto è avvenuto nella notte tra il 26 e il 27 dicembre dello scorso anno. Questa è la sonda DART. È una sonda tutto sommato abbastanza semplice, perché era un oggetto a perdere, andava distrutta, quindi non è che dovesse fare granché. Sostanzialmente la sonda DART aveva un unico strumento, che è la telecamera, questa telecamera chiamata Draco. La telecamera aveva lo scopo sia di fare la guidance, quindi guidare la sonda nello spazio, che prendere le immagini al momento poco prima dell'impatto, diciamo. C'erano alcuni aspetti innovativi nella sonda, per esempio questi pannelli solari sono pannelli solari che si arrotolano e si srotolano, ed era la prima volta che venivano testati nello spazio, e poi c'era un complicato sistema di navigazione autonoma, perché la sonda guidava e puntava automaticamente verso l'impatto. E poi c'era un motore a ioni, anche questo estremamente innovativo, che di fatto non è stato mai usato perché ha dato dei problemi di carica e scarica sulla sonda, quindi si è preferito, dopo una prima accensione alla NASA, hanno deciso di sospendere il test del motore per evitare guai peggiori. Questa è la sonda in fase di assemblaggio alla John Hopkins. Qui vedete questo qui, diciamo, questo che sembra domo opaque dorato, è il Mylar, è un materiale isolante che viene normalmente messo sulle sonde. Questo rettangolo qui è l'alloggiamento di Licia Cube, che ha viaggiato insieme alla sonda madre, come si dice in gergo piggyback, ha viaggiato dentro DART fino a 10 giorni prima dell'impatto, e questi, vedete, sono i pannelli solari arrotolati, che sono stati srotolati solo una volta arrivati in orbita. Questa è una visione appunto dell'unico strumento di Draco, della camera che è usata per la navigazione e per le immagini della sonda. E questa finalmente è Licia Cube, quindi questo è il CubeSat italiano, come vedete è molto piccolo, è una roba di sostanzialmente una trentina di centimetri per
poco più di 10 centimetri, quindi diciamo una scatola da scarpe fondamentalmente come dimensione, una scatola diciamo per stivali se volete, estremamente piccola. Questi sono i pannelli solari che poi si sono aperti come delle ali una volta che è uscita dall'alloggiamento. Una sonda, ecco questa è la sonda, vedete, la sonda italiana che aveva sostanzialmente due camere, una camera che si chiama che era denominata Leia a campo ristretto e una camera ad ampio campo che era Luke. Lo strumento fondamentale che poi vede quasi tutte le immagini che vedremo dopo sono state prese da Luke. Il design della missione prevedeva che Licia Cube uscisse e viaggiasse in maniera autonoma, controllata da terra, era in grado di puntare autonomamente, di ruotare autonomamente intorno all'asse per mantenere il puntamento verso l'asteroide mentre passava, facendo un flyby estremamente veloce perché è passato alla distanza più ravvicinata, a circa 55 chilometri, ma molto velocemente, è passato a oltre 6 km al secondo. Normalmente quando c'è una missione spaziale e si fa un flyby, un passaggio ravvicinato a un oggetto, si cerca di rallentare il più possibile per prendere più immagini possibili, ma noi essendo stati rilasciati dalla sonda americana che invece stava accelerando per impattare il più velocemente possibile con la sonda, abbiamo fatto un passaggio molto veloce, per cui era molto difficile, era delicato riuscire a tenere nel campo di vista della camera sia a largo campo, a maggior ragione in quella a campo ristretto, l'asteroide per tutto il passaggio, e possiamo anticipare che ha funzionato fortunatamente. E questa parte, quest'ultima parte di puntamento avveniva grazie a un sistema intelligente a bordo della sonda, perché non c'era tempo ovviamente di mandare il segnale da terra per controllare che ciò avvenisse, quindi c'era un software intelligenza artificiale anche su questa sonda così piccola che manteneva il puntamento. Il team diciamo ingegneristico e scientifico della missione a guida dell'Agenzia Spaziale Italiana comprendeva personale dell'INAF, del CNR e di alcune università, quindi l'Università Partenope di Napoli, Politecnico di Milano che ha fatto l'analisi di missione, l'Università di Bologna ha fatto la navigation. E la sonda è stata costruita dalla società Argotec, che è una ditta piemontese. Quindi, vi ho detto, bisogna... L'impatto è avvenuto su un sistema asteroidale binario. E perché? Beh, perché da Terra... con i telescopi è abbastanza facile, e qui appunto siamo in un posto dove questo genere di misure viene fatto per altri scopi, misure spesso e volentieri, mi è stato detto, misurare il periodo orbitale della nostra luna asteroidale intorno all'asteroide Dimorphos. Come avviene questo? Avviene con il metodo delle curve di luce, cioè noi abbiamo Dimorphos che ruota intorno a Didymos con il suo periodo orbitale e viene illuminato dal Sole. Da Terra prendiamo la luminosità che ci viene riflessa dal sistema binario. In una situazione, quando i due asteroidi si trovano, per esempio, in una situazione come questa, io ho la somma delle luci dei due asteroidi. Quando Dimorphos passa davanti a Didymos e proietta la sua ombra su Didymos, abbiamo una piccola diminuzione nella luce che riceviamo sui nostri sensori. Quando poi Dimorphos passa nell'ombra proiettata da Didymos, abbiamo un ulteriore drop, un'ulteriore diminuzione più sensibile della luminosità ricevuta sul nostro telescopio, d'accordo? E questa in rosso si chiama la curva di luce, quindi quanta luce noi riceviamo dall'asteroide. Bene. Quando noi abbiamo la situazione prima dell'impatto, avremo un ripetersi di questi eventi di eclissi parziali e totali dell'asteroide piccolo che passa davanti all'asteroide grande e poi gli passa dietro, e abbiamo quindi un crollo della luminosità, d'accordo? Dopodiché noi andiamo a impattare, spostiamo, come abbiamo visto dall'animazione precedente, spostiamo l'asteroide piccolo su un'orbita più interna. Quindi l'asteroide piccolo la Luna comincerà a orbitare intorno a Didymos più velocemente. All'inizio
questo, la differenza sarà minima, ma poi si accumula, come dire, una variazione del periodo orbitale, e qui si vede che a un certo punto le due curve, quella arancione post-test e quella blu pre-test, cominceranno a divergere, vedete, e quindi il minimo, i nostri minimi avverranno in istanti diversi. Misurando lo spazio tra un minimo e l'altro sulla scala del tempo, siamo in grado di ottenere una misura estremamente precisa, come vedremo, del periodo orbitale pre e post impatto dell'asteroide. Questo è il motivo per cui siamo andati a impattare un sistema un po' più complicato, un sistema binario, perché questo genere di misure ci permette di misurare molto, molto accuratamente l'energia dell'avvenuto impatto. Modellare un impatto a questa velocità su un corpo solido è un compito abbastanza complicato, perché sostanzialmente è molto difficile, è impossibile da terra fare dei test, lanciare qualcosa di sufficientemente massiccio alla velocità di 6 km al secondo contro un target. Ci sono però ci sono dei codici, cosiddetti codici idrodinamici, in cui è possibile simulare impatti di questo genere. Si fanno esperimenti con masse più basse, con velocità più basse, e poi si estrapolano i risultati su questi codici. Vi ricordo che diciamo, le masse in gioco sono queste: la massa dell'impattore, abbiamo detto, è un po' meno di 600 kg, la massa del target, quindi dell'asteroide che siamo andati a impattare, è qualcosa come 4 miliardi di chilogrammi. La velocità, diciamo, l'energia cinetica dell'impatto è enorme, è 10, circa 11 miliardi di joule, quindi viene sprigionata un'energia enorme. Ciò nonostante, il rapporto tra le due masse, tra la massa della sonda e la massa dell'asteroide impattato, è dell'ordine di 10 alla meno 7, cioè sostanzialmente noi stiamo cercando di deviare un tir lanciandogli addosso una mosca. Però qual è il trucco? Il trucco è che voi lanciate la mosca qualche anno prima che il tir vi arrivi addosso, e poi il tir comincia a rallentare e va avanti a rallentare per degli anni. È quello che si vedeva nel grafico della National Science Foundation, cioè si tratta di anticipare di molto questo evento, di far sì che l'effetto si accumuli. Qui vedete una di queste simulazioni in cui si cerca di capire l'effetto dell'impatto e come si sprigiona la nube di frammenti che escono nel corso dell'impatto. È una cosa decisamente complessa, perché dipende, l'effetto dell'impatto dipende in maniera cruciale dal tipo di materiale su cui noi andiamo a impattare. Noi possiamo impattare contro un oggetto molto resistente o contro un oggetto molto più debole, e qui vedete che nel secondo caso la nube dei frammenti esce in maniera diversa, esce in maniera molto più, per tempi molto più lunghi e in maniera completamente diversa. Il problema è che noi non sappiamo a priori, non sapevamo neanche di questi asteroidi, neanche di questi due asteroidi che siamo andati a impattare, non sapevamo a priori di che materiale erano fatti, di che consistenza erano, quanto erano coesi. Noi sappiamo che la maggior parte degli asteroidi di una certa taglia sono cosiddetti, vengono detti in gergo, rubble pile, cioè sono aggregati di rocce tenuti insieme dalla gravitazione mutua, quindi hanno una coesione molto debole. Un tipico asteroide è un oggetto che, portato sulla Terra, appoggiato sulla Terra, si sfalderebbe come fosse una palla fatta con la sabbia sulla spiaggia, d'accordo? Però non tutti gli asteroidi sono così, ci sono asteroidi che sono basaltici, asteroidi che sono più coesi, asteroidi metallici, e quindi bisogna essere in grado di simulare tutta una serie di composizioni per vedere come rispondono questi effetti. E perché è importante questo? Beh, perché la cosa cruciale è capire la spinta aggiuntiva che viene data all'asteroide dagli ejecta, dal materiale che viene espulso dal cratere. Quello che sposta l'asteroide veramente non è solo e non tanto la sonda che gli arriva addosso,
ma l'effetto della sonda che gli arriva addosso viene moltiplicato poi dall'effetto razzo che fanno i detriti che escono dal cratere, d'accordo? E siccome la quantità di detriti dipende moltissimo dalla fisica dell'impatto e dalla composizione dell'asteroide, quindi il concetto fondamentale che noi andavamo, che questa missione doveva risolvere, era in quale situazione ci troviamo tra queste, cioè una situazione in cui ci sono pochi ejecta che escono dal cratere, una situazione in cui ce ne sono un po', una situazione in cui ce ne sono tanti. E il risultato teorico fondamentale della missione è calcolare il fattore moltiplicativo che viene sulla spinta ottenuta dall'impatto, che viene dato dal fatto che non ci sono ejecta, ce ne sono un po' o ce ne sono molti. E vedremo poi alla fine di questa chiacchierata qual è stato il risultato. Quindi la missione è stata lanciata, la missione ha viaggiato per circa un anno e se parte il filmato, vediamo se parte. Ok, come vi dicevo, il carico della sonda DART era sostanzialmente la telecamera e questo computer per la guida autonoma. Quindi DART guidava nello spazio in maniera totalmente autonoma. Queste sono le immagini vere prese dalla telecamera Draco mentre si avvicina all'asteroide. Prima punta il sistema binario, poi quando arriva sufficientemente vicino al sistema asteroidale, esce dal campo l'asteroide Didymos, si punta direttamente l'asteroide Dimorphos e si va diritti sull'asteroide Dimorphos. Questa qui è la famosa loss of signal, il momento in cui viene perso il segnale. Questa è personalmente, diciamo, l'immagine che mi ha impressionato di più, perché è il momento, questa è la sequenza in cui effettivamente all'avvicinarsi della sonda DART al sistema abbiamo visto che è effettivamente un sistema binario. Noi abbiamo lavorato per molti anni sulla dinamica dei sistemi asteroidali binari senza mai vederne uno. È vero che noi sappiamo che c'è la Luna intorno alla Terra, sappiamo che ci sono i satelliti intorno ai pianeti del sistema solare, ma l'idea di vedere due oggetti così piccoli che effettivamente orbitano uno intorno all'altro, beh, quando l'abbiamo visto comparire sulle immagini di Draco, è stata effettivamente una bella emozione. Queste qui appunto sono le prime immagini di un sistema asteroidale binario mai visto. Queste sono immagini prese da Draco e questa invece è la prima immagine presa da Licia Cube del sistema binario. Questo ancora una volta, questa di nuovo è un'accelerazione dello streaming che abbiamo visto in diretta la notte del 26 settembre. Questi sono i minuti prima dell'impatto e qui di nuovo vediamo che Draco inquadra entrambi gli oggetti, poi il software gli dice che quello che deve puntare è quello più piccolo, lascia uscire dal campo Didymos, punta Dimorphos e qui vedete che a un certo punto va bang. Questa è un'altra immagine girata dall'altra parte, presa dei due oggetti visti insieme. Qui si vede la fascia equatoriale dell'asteroide Didymos, che presenta delle feature diverse rispetto alle zone polari. Probabilmente qui c'è del materiale più piccolo, più sabbioso, trasportato dalle zone polari. Questa è una delle ultime immagini, questa è presa 11 secondi prima dell'impatto. Come vedete, qui si ha l'impressione che effettivamente questo oggetto sia un aggregato di rocce. Queste sono rocce sostanzialmente più grandi, questi sono alcuni metri, questi sono 3 o 4 metri di roccia, sostanzialmente appoggiati sulla superficie su un mare di sassi più piccoli. Qui in realtà questa qui che sembra essere nel nulla è semplicemente illuminata dal sole ed appoggiata sull'ombra del retro dell'asteroide. Questa è presa 2 secondi prima dell'impatto e quindi questa qui è proprio la zona dell'impatto. Di fatto l'impatto è apparentemente avvenuto in questo punto abbastanza particolare, esattamente tra queste due rocce abbastanza grandi. La sonda si è infilata dentro qui
L'impatto è avvenuto a circa 10 metri di distanza dal centro della figura, quindi un successo veramente notevole per l'algoritmo di puntamento automatico della sonda. Il fatto che sia avvenuta in mezzo a queste due rocce abbastanza grandi ha probabilmente causato la generazione di una plume di ejecta un pochino diversa da quella che si poteva aspettare da un sistema perfettamente simmetrico se fosse atterrato in un campo più aperto, e quindi ha aggiunto un po' di complicazione al tutto. Questa è un'animazione delle immagini prese da Licia Cube. Ecco, qui vedete, questa è la plume degli ejecta, questa è, diciamo, la nube dei frammenti presi dalla sonda. Qui sostanzialmente noi abbiamo visto la sonda che passa al flyby, prima da un lato, poi gli gira intorno, si gira e prende l'immagine dall'altro lato. Vediamo di rivederla un attimo se riusciamo. Qui la vedete, qui la sonda arriva da un lato, prendi immagini, qui c'è già stato l'impatto, c'è il flyby, gira dall'altra parte e poi lo vede dall'altra parte. E lo vede, qui lo vediamo da un altro lato. Qui vedete questa fascia nera qui, che si vede sostanzialmente, pensiamo che sia l'ombra generata dal cono degli ejecta che escono dall'impatto, proiettato sul corpo dell'asteroide. Quindi quella è un'ombra, non è la nube degli oggetti, dei frammenti che si sta separando, quindi è la superficie dell'asteroide ombreggiata. Queste sono immagini a colori ricostruite, questa appena prima del close approach, 8 secondi, circa 3 minuti dopo l'impatto, e questa è un'immagine leggermente successiva. Come vedete, la nube degli ejecta ha una forma abbastanza complessa, ci sono molte feature, molte caratteristiche abbastanza strane che poi andremo a vedere, che stiamo ancora tuttora studiando. Qui si intuisce quello che uno si aspetta normalmente anche delle simulazioni, questo cono di frammenti che esce dal cratere, che è quello che un po' uno si aspetta da un cratere tipico, però qui vediamo che appunto la cosa non è così semplice, ci sono molti fenomeni che stanno avvenendo all'interno di questa nube di frammenti impazziti che escono dall'impatto. Questa è un'immagine, come si dice, strecciata, cioè quindi saturata della nube. Questo qui è Didymos, e questo è Dimorphos, circondato dai frammenti che escono, e qui chiaramente si vede che ci sono una serie di filamenti abbastanza particolari. Vediamo, diciamo, guardando poi con attenzione le immagini, si vede che ci sono filamenti popolati da rocce palesemente più grandi, quindi oppure da insiemi di frammenti più piccoli che sono in interazione collisionale tra di loro. Quindi ci sono tutta una serie di fenomeni collisionali interessanti che sono chiaramente avvenuti nelle prime fasi successive all'impatto. Anche qui vedete questi filamenti qui, qui ci sono chiaramente degli aggregati di materia, qui ci sono alcuni pallini neri che sono sicuramente dei boulders, delle rocce un po' più grandi che sono staccati dalla superficie. Tutte queste immagini sono in corso di analisi, è parecchio complicato perché bisogna cercare di capire quali sono degli artefatti, delle immagini, la distanza, dove sta il sole, eccetera eccetera. È un esame che stiamo facendo ancora adesso. Qui si vedono questi qui sono probabilmente aggregati di materia, di particelle che stanno impattando tra di loro. Questi sono filamenti estremamente veloci che viaggiano a 400 metri al secondo, quindi con velocità di fuga molto elevate dal sistema. L'impatto è stato osservato non solo da Licia Cube, è stata l'unica osservazione che abbiamo avuto veramente vicino all'impatto, quindi a poche decine di chilometri, ma ovviamente l'evento astronomico ha interessato sostanzialmente tutto il globo, e questi sono in realtà non tutti, sono alcuni degli osservatori che hanno osservato più o meno in diretta, a seconda delle condizioni del cielo, a seconda di dove puntavano, l'evento. Questa qui è un'immagine di come si vedeva l'asteroide in transito nel cielo appena prima dell'impatto. Questo qui siamo a luglio dello scorso anno, e qui si vedeva appunto l'asteroide transitare. Prima dell'impatto il 96% della luce che ci arrivava dal sistema era dovuta sostanzialmente a Didymos, perché è molto più grande di Dimorphos.
immediatamente dopo l'impatto, la stragrande maggioranza della Luna riflessa era dovuta invece alla nube che si stava espandendo, la nube di frammenti generata dalla collisione. Questo adesso vediamo alcune animazioni di immagini prese al telescopio. Questo è preso da un telescopio in Sudafrica e qui vedete l'istante proprio dell'impatto con la nube che parte dall'asteroide. Questo invece è quella di prima, un po' ingrandita. Qui no, non vi preoccupate, da una parte lo vedete andare da un lato, dall'altra parte, dall'altra direzione, qui semplicemente come viene girata, diciamo, la telecamera, però il concetto è sempre quello. Qui vedete il momento esatto dell'impatto con la nube e le particelle più piccole e più veloci che parte molto velocemente. E qui vediamo in realtà, qui alcune ore dopo l'impatto, alcuni giorni dopo l'impatto, e qui vediamo che si è formata una coda. Abbiamo di fatto creato una cometa temporanea nel cielo. Questa è la coda dei frammenti, coda che si vede in varie immagini telescopiche. Questa è presa da un telescopio in Nuova Zelanda, questa è un'animazione di immagini successive. Si vede appunto il momento qui in cui si forma il cono delle particelle in uscita, e dalla parte opposta al Sole parte questa coda dei detriti piccoli spinti dalla pressione di radiazione solare, esattamente come nella coda di polvere di una cometa. Questo è dal telescopio in Arizona, vedete chiaramente questa lunghissima coda che è lunga alcune decine di migliaia di chilometri, si può calcolare la lunghezza, siamo sui 50.000 chilometri di lunghezza. Ovviamente anche i telescopi spaziali hanno monitorato l'evento. Qui a sinistra abbiamo l'Hubble Space Telescope e qui a destra è il James Webb Telescope. Qui vedete alcune di queste feature in realtà sono fenomeni di diffrazione dell'ottica del telescopio, non sono dovute alla nube degli ejecta. E in realtà le immagini del James Webb Telescope sono ancora in fase di elaborazione, per cui non sono state ancora pubblicate le immagini finali, però questa è appunto l'animazione. L'Hubble Space Telescope non aveva la capacità, per il momento che si trovava nell'orbita, non è stato in grado di riprendere il momento dell'impatto, per cui le prime immagini dell'Hubble sono 22 minuti dopo l'impatto. Queste sono immagini successive dell'Hubble, 22 minuti, 5 ore e 8 ore dopo l'impatto. Però l'Hubble appunto ha preso immagini in realtà molto belle e ha permesso di studiare in dettaglio la coda. Questa è un'altra immagine. Ecco, qui vedete una cosa interessante che ci ha mostrato l'Hubble. Alcuni giorni dopo l'impatto in realtà abbiamo due code. Una e una due. Queste sono due code diverse per chi si intende di comete. Queste non sono come nelle comete dove abbiamo una coda di polvere e una coda di plasma. Queste sono entrambe code di polvere, probabilmente generate da un fenomeno dinamico dovuto alla presenza dovuto al fatto che abbiamo impattato un asteroide binario. Sostanzialmente alcune delle particelle che sono uscite hanno interagito gravitazionalmente con l'asteroide Didymos, che quindi hanno sostanzialmente fatto prima di uscire hanno fatto praticamente un giro intorno a Didymos, sono state sparate in una direzione diversa rispetto alla coda principale di particelle che sono uscite nell'altra direzione del cono e non hanno interagito con Didymos. E questo, diciamo, è un fenomeno parecchio interessante che non era stato previsto, ma che si riesce a ricostruire dinamicamente ex poste una volta osservata l'esistenza. La seconda coda in realtà è durata pochi giorni, era più debole, e poi, diciamo, sostanzialmente si è osservata per un lungo periodo una sola coda, e adesso la coda si è staccata, sostanzialmente non c'è più produzione di frammenti e quindi la coda non c'è più. Questa è la misurazione finale del periodo osservato, fatta con i telescopi, con tutti i telescopi da Terra che hanno osservato l'evento, con la tecnica della curva di luce, e alla fine si è visto che il nuovo periodo, a partire da un periodo di 11 ore e 55 minuti, il nuovo periodo di Dimorphos intorno a Didymos è di 11 ore e 23 minuti. Quindi c'è stata una variazione di periodo di circa mezz'ora tra il pre e il post impatto. Il periodo post impatto
è più breve, quindi l'orbita si è ristretta, abbiamo tolto energia perché l'abbiamo impattato, gli abbiamo tolto energia, l'abbiamo rallentato, è sceso su un'orbita più interna che in realtà per il paradosso della gravità è più veloce, ruota più velocemente intorno a Didymos in 11 ore e 23 minuti, ma con minore energia. Questa misurazione è avvenuta appunto con la tecnica delle curve di luce che si vede qui sopra con i telescopi. È stata confermata in realtà da anche misure estremamente accurate fatte con i radar planetari. Questo è il radar, è l'antenna di Goldstone in California, un'antenna di 70 metri di diametro del Deep Space Network, che operando come ricevitore radar ha ripreso un segnale trasmesso da un'altra antenna limitrofa, sempre in California. L'antenna vicina ha mandato un segnale radio verso gli asteroidi che l'hanno riflessa ed è stata raccolta dal radar di Goldstone. Queste sono le cosiddette pseudo immagini radar dell'asteroide Dimorphos e Didymos. Questa è l'ombra, la pseudo immagine radar di Didymos, e questa è la pseudo immagine radar di Dimorphos qui sotto. E con il radar appunto sono stati in grado di virgolettato fotografare Didymos e Dimorphos che gli girava intorno. Questa è la posizione di Dimorphos misurata, e questa era la posizione di Dimorphos che si sarebbe dovuta misurare qualora il periodo non fosse stato modificato dall'impatto. La differenza nelle due posizioni anche qui ha permesso di calcolare il nuovo periodo orbitale di Dimorphos, e il periodo orbitale misurato con radar e il periodo orbitale misurato con il telescopio sono sostanzialmente coincidenti all'interno di una deviazione standard, quindi è stata perfettamente confermata la situazione e il successo dell'esperimento. Adesso stiamo post impatto, è cominciato tutta una serie di attività scientifiche. La prima e più importante attività scientifica, come vi dicevo prima, è stato il calcolo del fattore moltiplicativo dell'energia dell'impatto, il cosiddetto fattore beta, cioè l'efficienza della deflessione, quanto più l'orbita di Dimorphos è stata deviata rispetto a un semplice evento in cui avremmo avuto solo la sonda che impattava senza l'uscita dei famosi ejecta, del famoso cono di ejecta. Dopodiché, tipicamente quando ci sono incontri spaziali di questo genere, si cerca di ricostruire la forma degli oggetti. Questo ci permette di fare poi dei calcoli più accurati sulla dinamica di questo complesso sistema binario. Si è scoperto, per esempio, che la forma del satellite Dimorphos assomiglia più a un disco, loro lo chiamano, siccome sono americani, assomiglia a uno Smarties, a uno di queste mentine che si mangiano, più che a un pallone da rugby. Questo è una cosa abbastanza inaspettata, perché normalmente quando abbiamo un sistema binario come questo, un po' come nel caso della Terra e della Luna, la Luna si sincronizza nella sua rotazione intorno all'oggetto centrale e tende ad allinearsi con l'asse più lungo, questo asse, nella direzione del corpo centrale, e tende anche ad essere allungato per gli effetti mareali. Bene, qui questo effetto è molto meno pronunciato di quanto ci si aspettasse, quindi siamo di fronte a un corpo che ha più questa forma rispetto a un corpo con questa forma, e questo è abbastanza una sorpresa, e si sta cercando di capire perché, e se effettivamente il sistema è bloccato marealmente come Terra e Luna, in cui Dimorphos rivolge sempre la stessa faccia verso Didymos, o se invece non siamo in questa situazione. E questo ha degli effetti abbastanza interessanti sulla nostra conoscenza degli altri asteroidi binari, su come si formano questi corpi e via discorrendo.
Il calcolo di beta è stato effettuato in maniera estremamente accurata alla fine. Calcolo di beta, senza entrare nei dettagli della formula, sostanzialmente qui ci dice che appunto abbiamo un effetto, una parte dovuta all'energia del corpo che impatta e una parte dovuta all'effetto di rincuro degli oggetti che escono dal cratere. La parte del rincuro degli oggetti che escono dal cratere è abbastanza complessa, perché dipende esattamente dalla direzione dell'impatto, se è verticale, se è leggermente obliquo, dipende dal materiale di cui è fatta l'asteroide e via discorrendo. Ci sono molti fattori. L'impatto è avvenuto sostanzialmente sulla verticale, ma non esattamente sulla verticale dell'oggetto, quindi bisogna tenere conto di questo fatto. Dalla misura del periodo, dalla variazione del periodo di circa mezz'ora, 33 minuti, si è visto che il cambiamento nella velocità orbitale di Dimorphos intorno a Didymos, che era di circa 17 centimetri al secondo, quindi stiamo parlando di oggetti molto piccoli. La gravità su Didymos è qualcosa come 200.000 volte inferiore alla gravità sulla Terra, quindi la velocità, per intendersi, la Luna ruota intorno alla Terra circa 2 km al secondo, qui stiamo parlando di centimetri al secondo. Tutta la dinamica in corpi a così bassa gravità è molto rallentata. Ecco, la variazione di velocità orbitale impartita dall'impatto e dalla susseguente uscita dei frammenti è di circa 2 mm al secondo. Quindi un effetto, stiamo spostando un tir con una mosca, però di nuovo questa mosca ha impattato molto presto, fortunatamente. Sulla base di questi calcoli si è visto che il famoso fattore beta è stato calcolato di circa 3,6, quindi l'impatto ha avuto un effetto di quasi 4 volte superiore rispetto alla semplice spinta cinetica data dall'impattore. Cioè la quantità enorme di frammenti usciti da questo cratere ha fatto un effetto di rinculo che ha moltiplicato per un fattore circa 4 l'effetto dell'impatto. Voi capite che questo è un numero estremamente importante, perché nel momento in cui noi dovessimo andare veramente a deviare un asteroide, noi non potremo mai, in tempi recenti, lanciare un oggetto del peso di 10 tonnellate a 10 km al secondo contro un asteroide. Quindi avremo bisogno di avere un oggetto il più massiccio possibile, il più veloce possibile, e avremo bisogno di contare su un fattore moltiplicativo del nostro impatto grazie alla fuoriuscita degli ejecta. Qual è il problema? Il problema è che questo fattore qui è stato calcolato per un asteroide, e abbiamo appena detto che gli asteroidi hanno una varietà enorme di forme, dimensioni e composizione, quindi tutti i test con i codici da impatto di cui abbiamo visto degli esempi prima servono per essere in grado di estrapolare, di capire quale parte di questo beta, di questo fattore, è dovuto alla geometria dell'impatto e quale parte per esempio è dovuta alla conformazione dell'asteroide, alla conformazione del territorio che siamo andati a impattare e via dicendo. Comunque intanto un punto nel grafico ce l'abbiamo, speriamo poi di aggiungerne altri e di essere in grado di capire di più. Quindi tanto per intendersi siamo rispetto all'immagine, al filmatino che abbiamo visto prima, siamo in questa situazione qui. Abbiamo una discreta quantità di ejecta, non tantissimi, perché diciamo c'era un massimo teorico, adesso non mi ricordo che era intorno a 6, se non vado errato. Comunque siamo comunque in una situazione in cui l'effetto di aumento è avvenuto. Sulla base dell'impatto, poi in particolare noi all'IFAC facciamo simulazioni di come è evoluta la nube dei frammenti con dei modelli teorici, anche questo per capire, per essere in grado di estrapolare poi questo tipo di impatto su altri oggetti con conformazioni, forme, masse, eccetera, eccetera, differenti, per capire appunto come varia questo benedetto fattore beta in casi di impatti differenti.
Un'altra cosa che ci interessa molto personalmente come dinamici e come meccanici celesti è che fine fanno tutti questi frammenti. Abbiamo visto dalle immagini che i frammenti, quelli più piccoli, vengono spazzati via dalla pressione di radiazione, cioè la luce solare, i fotoni della luce solare impattando su queste particelle molto piccole, li spostano e hanno generato questa famosa coda. Quindi la stragrande maggioranza, anzi la totalità dei frammenti molto piccoli, è dispersa, diciamo, nello spazio interplanetario. Però secondo i nostri calcoli ci sono anche particelle emesse a velocità più basse che entrano su orbite quasi stabili o comunque, diciamo, stabili per un periodo di tempo relativamente breve intorno al sistema, orbite molto caotiche che però possono generare fenomeni interessanti. E questo è importante perché la storia non finisce qui, perché tra pochi anni verrà lanciata la missione ERA dall'Agenzia Spaziale Europea. La missione ERA andrà a visitare lo stesso identico sistema asteroidale, andrà anche lei a osservare il sistema asteroidale di Didymos e Dimorphos, rilascerà la sonda madre rilascerà a sua volta due CubeSat che gireranno nel sistema asteroidale, e lo scopo di questa missione è andare a fare misure più dettagliate del cratere che è stato generato dall'impatto, della nuova dinamica del sistema, sia dinamica orbitale sia dinamica rotazionale di Dimorphos post impatto, per cercare appunto di caratterizzare a fondo l'evento, sempre nell'ottica di riuscire a capire come eventualmente estrapolare i risultati di questo esperimento su altri oggetti. Quindi capire per esempio se ci sono dei frammenti che sono rimasti in orbita intorno al corpo, intorno al sistema asteroidale, è importante anche solo per la sicurezza della sonda nel momento in cui arriverà al sistema, per capire appunto tutta una serie di cose. La missione ERA teoricamente in origine doveva volare praticamente contemporaneamente ad Art, cioè doveva arrivare al sistema asteroidale di Didymos in contemporanea e fare le misure anch'essa al momento dell'impatto. Poi problemi di finanziamento in Europa rispetto ai finanziamenti statunitensi hanno rallentato lo sviluppo di ERA, e quindi ERA arriverà alcuni anni dopo. Ciononostante siamo convinti che, diciamo, è comunque molto valida come da un punto di vista scientifico, e sicuramente prenderà misure fondamentali per capire a fondo cosa veramente è successo. Ci sono un sacco di domande che sono rimaste aperte pur avendo le immagini di LICHA-CUBE, pur avendo le immagini dell'Hubble, le immagini del telescopio. Ci sono ancora molte domande che abbiamo difficoltà a rispondere. Il team della missione è stata un'avventura molto interessante, molto veloce per diciamo, i tempi normalmente lunghissimi delle missioni spaziali. Era un team internazionale composto appunto dai colleghi americani della NASA e dell'APL e da una serie di colleghi italiani. Italiani e anche di altri posti in Europa. Questa è la riunione pre-impatto del novembre del 2022, e qui eccolo. E come dicevo appunto è un team enorme di un sacco di istituzioni, tra cui ci sono quelle italiane, quelle statunitensi, Sud America, Francia, United Kingdom e via dicendo. Le missioni spaziali sono sforzi collaborativi, questo è stato uno sforzo collaborativo estremamente interessante, estremamente produttivo, e siamo tutti molto contenti del risultato. Grazie. Alessandro, ci sono delle domande che volete fare? Emanuele? Ecco, volevo capire una cosa. Avete avuto modo di verificare se il corpo centrale è stato in qualche modo perturbato nella sua, nel suo volo? Diciamo così. Allora, good question. Corpo centrale no, non è stato, al momento non sembra essere stato perturbato nel suo moto, è stato probabilmente investito da alcuni detriti dell'impatto, però no, però appunto è una cosa che stiamo analizzando adesso.
Di fatto il cono di uscita dei frammenti per la geometria dell'impatto non investiva direttamente, direttamente Didymos. Le immagini, appunto per quello dicevo, sono molto difficili da interpretare perché bisogna considerare la geometria dell'illuminazione, la geometria del puntamento della sonda e la geometria relativa, per cui a volte ingannano e l'impressione è che appunto questi detriti arrivino diretti. Invece no, se la superficie di Didymos è stata presa dai detriti è stata presa marginalmente, e in particolare è stata presa marginalmente dai detriti molto piccoli. Quindi frammenti molto veloci ma molto piccoli, che hanno forse eccitato la superficie di Didymos, ma senza alterarne né il moto orbitale né il moto rotazionale. Sì, qualcosa. Sì, sì, e poi diciamo in questo genere di integrazioni che facciamo qui ci sono, diciamo, nei moti caotici di particelle. Queste qui per esempio sono particelle che entrano su orbite che durano pochi giorni intorno al sistema e poi vanno a reimpattare su Didymos, quindi sì, ci sono state e ci saranno oggetti che reimpattano contro Didymos, ma sono impatti a bassissima velocità, a tipo 30-40 centimetri al secondo, quindi diciamo hanno un effetto sulla... potrebbero avere un marginale effetto sulla dinamica rotazionale, quindi spostare un po' l'asse di rotazione di Didymos, però al momento non è possibile misurarlo sostanzialmente, quindi diciamo ancora per esempio non si sa la rotazione di Dimorphos sul proprio asse, ripeto non si sa ancora se è tidally locked, se è legata ma realmente a al moto orbitale o meno, e anche quello lì è difficilissimo vederlo con le curve di luce da terra. Sicuramente c'è un effetto di librazione per cui il corpo sta librando, però sono cose che si vedrà se rimane, se non c'è un dumping di questo effetto da qui ai 4 anni di arrivo di ERA, si vedrà sicuramente con ERA. Da terra è molto molto marginale la misura. La storia precedente, come è stato scoperto quel simbolo e quanto tempo prima? Allora, perché, diciamo, spaziale, no, allora ho omesso di dire una cosa fondamentale che diciamo mea culpa. Va detto subito all'inizio, me lo dicono tutte le volte, cioè l'asteroide Didymos è stato scelto proprio perché non era in rotta di collisione con la Terra, era un puro test, d'accordo? Quindi diciamo, nel caso nostro il warning time non conta, diciamo, semplicemente. E l'asteroide è stato scoperto, non mi ricordo quanto tempo fa, però diciamo, la storia della missione è la seguente. Prima si voleva ad andare appunto a impattare un asteroide singolo, non binario, con DART, avendo ERA alle spalle che facesse tutte le misurazioni. Dopodiché è crollata la missione ERA per i finanziamenti, e allora un collega Andy Cheng della John Hopkins ha avuto quest'idea di andare a un asteroide binario per fare questo genere di misurazione. In realtà ce ne sono abbastanza, diciamo la percentuale di asteroidi di Near Earth asteroid binari è intorno al 15%. Sì. È perché gli asteroidi binari si formano, diciamo, ci sono vari possibili meccanismi di formazione. Quello più diffuso, probabilmente, quantomeno gli asteroidi incrociatori della Terra vicini al Sole, è per spin-up rotazionale, cioè questi oggetti appunto hanno una bassissima coesione, quindi l'asteroide singolo accelera la sua rotazione per degli effetti abbastanza esoterici, un effetto che si chiama YORP, che viene accelerato dalla radiazione, da una riemissione anisotropa della radiazione solare dalla sua superficie, che ha un effetto di accelerazione proprio dello spin, della rotazione intorno all'asse. Come fosse un corpo fluido, quando ruota, quando l'accelerazione centrifuga è troppo elevata, la non coesione del corpo non riesce, la gravità non riesce più a trattenere, e quindi si ha perdita di materiale a livello della zona equatoriale, dove la gravità apparente è sostanzialmente zero,
questi oggetti entrano in orbita intorno al sistema, si riaggregano e formano questi satelliti. Quindi è un meccanismo abbastanza relativamente frequente. No, la cattura è uno spaccamento, che può essere uno spaccamento dovuto a un impatto, per esempio, però questo soprattutto nella fascia asteroidale principale, dove gli impatti tra asteroidi sono all'ordine del giorno, diciamo. Invece per i near Earth asteroid è più un effetto dinamico di questo genere, e quindi ce ne abbiamo effettivamente parecchi di questi oggetti. Anche strano, il fatto che non sia allineato, cioè non sia bloccato marealmente, o che non sia dell'asse, non può voler dire che questo evento è recente. Quando questo è abbastanza. È abbastanza assodato da una serie di simulazioni che il dimorfosi sia formato così esattamente, quindi perdita di materiale. E ripeto, il fatto che sia o non sia bloccato si continua a pensare che sia bloccato marealmente. Questo, diciamo, è l'idea principale. Però l'asse non è particolarmente allungato, però è anche vero che sulla base di questa osservazione che sulla base di altre osservazioni c'è il sospetto che questa idea che gli oggetti binari devono avere questa forma, diciamo, a pallone di rugby bloccato, sia più un bias osservativo, perché è più facile fare curve di luce di oggetti allungati che di oggetti arrotondati. E quindi, diciamo, per esempio, questo è un risultato scientifico abbastanza interessante. Probabilmente bisogna andare a rianalizzare un pochino di più le statistiche degli oggetti binari osservati per capire se non sia un effetto osservativo questa idea che abbiamo, che debbono per forza essere così allungati per essere bloccati. Ma poi i sistemi così sono stabili, durano parecchio? Sono abbastanza stabili, tendono. C'è un altro effetto ancora più esoterico, si chiama binary warp, che è un effetto di dissipazione mareale dovuto proprio all'essere bloccati marealmente, eccetera, che tende a dissipare energia e quindi tende a far sì che questi oggetti collassino. Però, diciamo, hanno vite sufficientemente lunghe da permetterci di osservarne parecchi. Sì, sì, sì. Che la missione è andata ben prevista, cioè la modifica del è stata un maggiore di quello aspettato, ma il caso peggiore previsto era solo quello in cui la densità arrivata vincerà di ricetta, oppure anche questo è un posto di densità molto bassa. Diciamo, c'è stato paura, diciamola così, quando sono viste le prime immagini di Licia Cube, qualcuno ha detto, boia, l'abbiamo distrutto, e non c'è più, perché l'impatto, insomma, è stato bello pesante. Poi il giorno dopo in realtà l'hanno osservato con radar, quindi ha detto, no, c'è ancora. Per cui diciamo, c'era un minimo teorico, oltre il quale non si sarebbe probabilmente riusciti a misurare, si temeva di non essere in grado di misurare la variazione di periodo, poi non era vero perché le osservazioni delle curve di luce, sia radar che telescopiche, sono state molto più precise di quanto si pensasse, per cui probabilmente anche una deviazione molto minore si sarebbe vista. Però adesso, diciamo, la NASA aveva posto come goal di avere una deviazione di almeno 7 minuti del periodo, quindi appunto quello perché la detection limit sembrava essere lì, e quindi è stata largamente ceduta. Appunto, all'estremo opposto c'era la possibilità di distruggere completamente. In realtà quello che è successo è che probabilmente, e questo di nuovo ce lo dirà ERA, e che più che scavare un cratere probabilmente è stato proprio come livellata, diciamo, non abbiamo più uno sferoide, ma ci sta che si sia livellato un pezzo. Cioè, il cratere sembra essere molto largo, ancora la stima
Sono stati fatti girare molti modelli appunto sull'impatto, sulla base anche delle osservazioni. Il cratere sembra essere di raggio di svariati metri, quindi molto più grande anche di quello che ci si aspettava. Però anche qui, per avere da terra, ovviamente non siamo in grado di vedere, la terra è puntiforme quello che vediamo, quindi per vedere come sarà il cratere bisogna aspettare Era. Però ecco, diciamo, c'era anche questa pure di averlo rotto del tutto. In quel caso lì comunque non era quello visto. No. Cioè, comunque non era... No, no, diciamo, l'eventualità di distruggere era stata scartata appunto vista la differenza, diciamo, il rapporto di massa comunque diciamo sfavorevole, nonostante le piccole dimensioni di Dimorphos. Cioè l'energia era molto improbabile che si potesse veramente distruggerlo, nonostante la non coesione, nonostante tutto, insomma. Quando si parla di impatto, no? L'immagine è che abbiamo un tir effettivamente contro una mosca, no? Quando la mosca arriva sul finestre non si schiaccia, ma si spappola. In questo caso invece si può parlare, per esempio, impropriamente di esplosione. Cioè, cosa succede nel momento in cui... Allora, questi sono così, sì, è un processo, effettivamente è un processo fisico molto complesso, perché sono impatti cosiddetti a ipervelocità, cioè la velocità del suono nel materiale, la velocità di impatto è superiore alla velocità del suono nel materiale, quindi come diciamo, il materiale all'interno dell'oggetto viaggia teoricamente più veloce dell'onda d'urto che ha generato lui stesso, quindi è chiaramente una fisica che è più o meno lo stesso genere di impatto che si ha quando nello spazio intorno alla Terra, quando due satelliti artificiali si scontrano, è un tipo di evento completamente diverso. E quindi non saprei dire se si può parlare di esplosione, però sicuramente, per esempio, ci sono dei fenomeni che si sta ancora cercando di capire. Per esempio, la sonda conteneva ancora molto propellente, che era idrazina, e c'è il sospetto che una parte di queste immagini che si vedono, in cui si vede questa nube di oggetti che partono ad altissima velocità, si sospetta che, per esempio, qualcosa di queste cose qui sia, per esempio, generato dalla nube di idrazina. Però questo non si sa, perché appunto quando è arrivato sicuramente c'è stata una vera esplosione, nel senso che non c'era materiale appunto in grado, non c'era ossigeno, non c'era... Però effettivamente è molto complesso. Per esempio, ci sono fenomeni per cui è vero che la maggior parte degli ejecta escono con questo cono a V, ma come anche quando ci sono impatti di storicamente misurati di meteoriti, di meteoroidi sulla Terra, di asteroidi, ci sono anche ejecta che escono per quasi radialmente e che danno luogo alla presenza, per esempio, di tectiti, di meteoriti molto distanti dal luogo dell'impatto, che hanno palesemente viaggiato quasi in orizzontale. Quindi diciamo ci sono dei fenomeni molto complessi in gioco che questi software utilizzati appunto per le simulazioni hanno anche difficoltà a riprodurre. Queste simulazioni che ho fatto vedere io, appunto fatti da colleghi statunitensi e europei, queste qui appunto sono solo un esempio. Ce ne sono, state fatte girare 1.000 negli ultimi anni, e stanno continuando a farle girare nel tentativo di riprodurre più o meno quello che si vede, però è molto molto difficile. C'è una domanda da online, diretta online, ma quale si chiede, la leggo letteralmente, sì. Dice, come parole semplificando, lo hai accennato appunto durante la conferenza, non ho capito quale sarebbe il problema, o eventualmente perché non si impatta su un asteroide grande con una sonda anche massiccia, cioè, di là di crearla per poi impattare, immagino... Che voleva che tu rispiegassi questo passaggio dei... No, diciamo, il concetto dipende appunto cosa vuol dire asteroide grande. Serve molta energia per deviare un asteroide grande, e serve quindi un tempo di warning, di anticipo molto grande. Quindi non c'è niente di male, cioè
è chiaramente plausibile lanciare una sonda il più grande possibile, il più velocemente possibile contro un asteroide, però appunto sulla base di questo grafico qui, questo del, che ho fatto vedere proprio all'inizio, è necessario avere un tempo di anticipo sufficientemente elevato, di modo che l'effetto si possa accumulare nel tempo, perché appunto questo asteroide molto grande verrà, abbiamo visto, la variazione di velocità era di 2 mm al secondo nel caso nostro, quindi effettivamente molto piccola. E questo vale anche per asteroidi molto grandi, quindi dobbiamo avere un tempo di accumulazione sufficientemente elevato. Qualora questo tempo non fosse presente, allora bisogna cambiare tecnica. E quindi se la tecnica dell'impattatore cinetico non basta, perché non siamo in grado di costruire una sonda abbastanza grande, o perché non abbiamo abbastanza tempo per far accumulare l'effetto, bisogna cambiare strategia e quindi passare per esempio alla famosa bomba nucleare. Proiettile del nucleo o una roba del genere, non so se ha qualche senso questa domanda. Dunque, può avere qualche impatto di efficacia successiva? Allora, in queste no, di nuovo, diciamo, nelle simulazioni si vede chiaramente la forma del proiettile ha un effetto. La forma del proiettile ha un effetto, in particolare, per esempio, un proiettile sferico in cui tutta la massa fosse concentrata in uno spazio molto piccolo, sferico, ha un effetto sugli ejecta completamente diverso rispetto a un corpo di dimensioni finite, di dimensioni più grandi, quadrato, con le ali, con i pannelli solari come questo. Per esempio, i pannelli solari hanno un effetto non trascurabile sulla forma della nube degli ejecta che escono. Un corpo, a un certo punto all'interno della missione c'è stato un attimo di panico, diciamo, perché si era temuto che gli ejecta, le particelle espulse ad alta velocità potessero raggiungere addirittura l'Icha Cube subito dopo l'impatto. L'Icha Cube è passata a circa 55 km al close approach. Però poi si è visto, per esempio, che queste particelle erano in grado di raggiungere l'Icha Cube se il proiettile fosse stato un proiettile sferico con tutta la massa concentrata in una sfera di tipo 10 cm. Il fatto di avere un oggetto esteso ha cambiato totalmente, diciamo, la velocità delle particelle espulse dal sistema. Quindi, diciamo, sì, la forma della sonda ha un effetto sul tipo di cratere generato, sul tipo di ejecta che escono. Quale sia quella ottimale io non saprei dire. Beh, no, quello lì. No, però ecco, diciamo, quello lì vabbè, tanto per cominciare, appunto, da un punto di vista ingegneristico è estremamente più complicato. Ricordiamoci, appunto, questo era quello che si era cercato di fare, per esempio, con Rosetta sulla cometa Churyumov-Gerasimenko: atterrare, agganciarsi, trapanare per vedere di fare un carotaggio. Lì è fallito perché appunto la sonda file è rimbalzata e non è riuscita ad agganciarsi. È estremamente difficile atterrare su questi corpi con gravità bassissima, riuscire ad agganciarsi, fermarsi per poi fare il drilling, questo è il concetto un pochino all'Armageddon, cioè arrivo, faccio il buco, metto la bomba, lo distruggo. Però ecco, in genere, cioè, così non è così, appunto, come ho fatto vedere, non è così che funziona, diciamo. La bomba nucleare, tanto per cominciare, appunto, nella stragrande maggioranza dei casi
è intesa come ordigno da far esplodere davanti all'asteroide per generare proprio questo effetto di rinculo, eccitare con i raggi gamma e raggi X uscenti dalla bomba nucleare, eccitare la superficie di modo che la superficie emetta radiazione e spinga l'asteroide dall'altra parte. Quindi non è l'effetto, non è l'onda d'urto della bomba, ma è l'eccitazione della superficie dell'asteroide che emette e che lo spinge. E poi, ripeto, e poi vabbè, c'è proprio l'extrema ratio, che però non viene al momento contemplata, che è distruggerlo con una bomba nucleare alla, appunto, all'Armageddon, ma quello lì appunto era proprio l'ultima fascia rossa in basso, in alto a sinistra, quella che non vorremmo dover affrontare, ecco. Qui c'erano due centri di controllo. Il centro di controllo, appunto, di quello che si vede, quello fatto vedere nel filmato proprio iniziale, era tra Baltimore e Washington, dove c'è la John Hopkins, gli Applied Physics Laboratory della John Hopkins University. E invece, poi c'era invece il centro di controllo di Licia Cube, era una parte stava alla sede di Argotech a Torino e l'altra al Space Science Data Center dell'ASI, dell'Agenzia Spaziale Italiana a Roma. La foto finale è lì a Baltimora, vicino a Baltimora, è la sede della John Hopkins, vicino tra Baltimora e Washington. Lì è il centro di controllo, quello lì che si vede appunto, quello lì che si vede dove si vedeva tutta la gente agitata all'inizio, era lì. Io lì non ci sono entrato perché la John Hopkins, a parte che non ero negli Stati Uniti per il lancio, ma non per il momento dell'impatto, ma la John Hopkins lavora molto con i militari, quindi il centro di controllo è super, 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 super blindato. E poi ovviamente c'era una parte del team stava in California al JPL, al Jet Propulsion Laboratory, dove facevano la navigazione della sonda. Sì. No, dunque lì la questione era il motore, era sostanzialmente un puro test, perché la sonda è stata lanciata con il Falcon 9, che è il razzo più potente che avevano a disposizione, che ha dato una spinta largamente sufficiente a raggiungere l'asteroide, come si è visto, a dare una spinta anche più di quella che, diciamo, di quella minimale richiesta. Poi c'erano dei motori tradizionali con cui sono state fatte delle correzioni di rotta più di una volta in volo. Poi, per esempio, la sonda hanno provato durante il volo l'algoritmo di puntamento, quindi l'hanno girata di qua e di là, l'hanno puntata verso il sistema di Giove, simulando l'impatto come se Giove fosse Didymos e uno dei satelliti galileiani fosse Dimorphos, per vedere se l'algoritmo intelligenza artificiale era in grado autonomamente di smettere di osservare Giove e puntare sul satellite galileano. E quindi il motore questo a ioni non era di fatto necessario alla missione, ma era un test tecnologico. L'hanno acceso poco dopo nella fase di crociera, ma appunto ha generato uno scompenso nel bilancio energetico della sonda, hanno avuto paura di creare qualche cortocircuito o qualcosa, quindi hanno deciso dopo un po' di non provare neanche più a riaccenderlo, hanno detto vabbè, il test sarà per un'altra volta. Non era appunto una parte essenziale non era essenziale per la missione e non era neanche essenziale per future immediate missioni della NASA, quindi hanno preferito. Ma nel caso di oggetti che vengono ipoteticamente da fuori del sistema solare, quindi non avendo un'orbita, un raggio teoricamente visibile, a quel punto problemone. Difatti, diciamo,
E come immagino, come qualcuno di voi saprà, appunto, c'è una rete di telescopi, una serie di organizzazioni, una rete di telescopi nel mondo che fanno cosiddetto monitoraggio degli oggetti pericolosi. Ed è un monitoraggio sostanzialmente dei pallini rossi che abbiamo visto prima, quindi dei near earth asteroid. Come dicevi tu, appunto, ci sono oggetti che non fanno parte di quella popolazione. Anzitutto ci sono oggetti che non vediamo per vari motivi. Vuoi perché sono piccoli, ma non così piccoli da non essere in grado magari di sopravvivere al rientro in atmosfera, o che possono esplodere in alta atmosfera, come fece l'oggetto di Chelyabinsk alcuni anni fa, che comunque generò dei danni a terra, causò dei feriti, eccetera. E poi ci sono le comete. Ci sono le comete, poi adesso sono stati scoperti un paio di oggetti, appunto, cosiddetti asteroidi interstellari, come questo a forma di sigaro, che è stato osservato alcuni anni fa. E quegli oggetti lì, appunto, bisogna scoprirli il prima possibile, di nuovo. Per cui le comete possono essere un grosso problema, perché nonostante tutto il lavoro di monitoraggio che fanno questi, di catalogazione che fa questa rete di telescopi, grazie alla quale siamo in grado di dire, per esempio, che adesso non c'è nessun asteroide conosciuto che abbia un rischio di impatto sulla Terra e che possa quindi essere pericoloso, però le comete non rientrano in questa categoria, perché appunto una cometa che arriva dalla nube di Oort, per esempio, e diventa luminosa solo quando entra nel sistema solare interno e comincia a emettere luce, coda, eccetera, eccetera, e quella lì potrebbe essere un problema. In quel caso lì, appunto, ci sono vari studi su come avere, per esempio, in un futuro missioni sempre pronte per un lancio immediato. Insomma, al momento si spera che non avvenga, sostanzialmente. Però la domanda, diciamo, di fondo è quella: quante volte hai detto dobbiamo conoscere in anticipo, più presto lo conosciamo, più presto riusciamo a agire, quindi a puntare, a studiare, cioè, con la precisione dei calcoli che diciamo quanto è questo abbastanza presto? C'è un sì, allora la stima dell'orbita si fa molto accuratamente. Il problema è che l'orizzonte di predicibilità è, diciamo, è limitato sostanzialmente fondamentalmente dalla dinamica caotica di questi oggetti, ovvero io sono in grado di prevedere, al momento si è in grado di prevedere l'evoluzione orbitale di tutti questi oggetti fino a che questi non arrivano ad avere un passaggio ravvicinato con uno dei pianeti grossi. Il passaggio ravvicinato innesca, diciamo, senza entrare nei dettagli, la dinamica caotica, per cui dopo il passaggio ravvicinato il sistema diventa caotico e quindi quello mi interrompe l'orizzonte di predicibilità. Però, ripeto, per tutti gli asteroidi catalogati, sostanzialmente per svariate decine di anni, tipicamente per un centinaio di anni, sono stati in grado di escludere rischi di collisione per tutti gli asteroidi al momento conosciuti, near earth asteroid al momento conosciuti. Quindi, diciamo, l'orizzonte di predicibilità è abbastanza, copre, diciamo, la finestra che faceva vedere in quel grafico lì, quindi le parecchie decine di anni, diciamo. C'è sempre, appunto, come in tutte le misure della fisica, un intervallo di incertezza che poi, amplificato dal passaggio ravvicinato con il pianeta, innesca eventualmente il comportamento caotico e mi tronca l'orizzonte di predicibilità. Poi ci sono effetti più sottili, effetti non gravitazionali, tipo l'effetto Yarkovsky, che è la Y di YORP, che è un altro effetto di emissione termica della radiazione asimmetrica da parte del corpo,
che è più difficile da modellare, perché anche quello dipende da come è fatto l'asteroide, dalla tessitura superficiale, insomma, da tanti, e quello lì è più difficile da misurare. Ma anche con quello lì, appunto, adesso i modelli predittivi di propagazione delle orbite tengono conto anche di questi effetti più sottili, quindi su quello sono molto accurati. Il problema è appunto la dinamica caotica che impedisce di fare una cosa all'infinito, però. E poi questo, diciamo, si deve associare al tempo nostro di realizzazione di una sì, sì, sì. Certo, però appunto ecco. Sì, sì. Questa idea mi suscita la domanda numero successiva. Perché una cosa di questo genere è chiaramente un rischio globale. Quindi uno direbbe, io no, mi preparo le armi, poi quando arriva qualcosa sparo. Tanto è la tecnica. Qual è il gruppo di stati che mette i soldi? Ecco, quindi, no, infatti, questo qui era la cosa. C'è un qualche tipo di approccio di globale, non internazionale, nel senso che due si mettono insieme, ma tipo ONU, per dire, no? Cioè, sì, sì. Allora sì, c'è un comitato, ci sono vari comitati anche, fanno capo anche alle Nazioni Unite, per appunto per la protezione, così come ci sono per la protezione anche dello spazio, delle orbite intorno alla Terra, eccetera eccetera, ci sono dei comitati, e lo sforzo di monitoraggio e di osservazione è uno sforzo effettivamente globale. C'è il cosiddetto Minor Planet Center che è localizzato negli Stati Uniti, in cui tutti gli osservatori mondiali aderiscono, mandano i dati, e questi mantengono il catalogo. C'è una cosa analoga dell'Agenzia Spaziale Europea, che è collocata a Frascati. Da un punto di vista invece della diciamo la parte hardware, diciamo, non c'è al momento non esiste un posto dove è immagazzinata una sonda pronta per essere sparata, e quindi è chiaro, però si tratterebbe di avere una, due, tre, tanto gli eventi sono comunque rari, mantenerla e spalmata, è anche vero, diciamo. È anche vero che in queste cose qui, ora qui appunto sì, pur parlevo, diciamo, però in queste cose qui, diciamo, quello che conta sostanzialmente sono i soldi, cioè, o come si diceva negli anni 70, basta avere la volontà politica, cioè che si traduce, però ecco, nel momento in cui, diciamo, o uno fa, ora poi dopo non so se avete visto, immagino avrete visto, molti di voi avranno visto il film Don't Look Up. Allora appunto lì è il tipico caso, cioè o uno dice Don't Look Up, o se no appunto poi ci sarà una coalizione di volenterosi che ci mette i soldi e costruisce velocemente la sonda per risolvere il problema. La sonda, diciamo, ripeto, questi esperimenti servono perché da un punto di vista ingegneristico non è una cosa particolarmente complessa, appunto deve essere un oggetto sufficientemente massiccio, lanciato con il razzo più grande che hai, in traiettoria d'impatto, con un sistema di guida. La missione è questa, avere una telecamera in grado di puntare, un algoritmo di puntamento e un razzo che ti mette sull'orbita adeguata. Questo è il concetto, quindi diciamo non è a tempo zero, perché bisogna costruirle le sonde, eccetera, però diciamo non è, da un punto di vista ingegneristico non è niente di innovativo, insomma, è quello il concetto. Missili, tanto ormai ne usano così tanti. I missili, quelli, cioè i razzi, quelli ci sono, appunto. Forse l'ho persa dall'inizio. E tempisticamente, cioè, quanto c'è voluto? E questa appunto è stata per una missione spaziale, adesso io non mi ricordo esattamente, però diciamo quando è cominciato tutto, ma è cominciato poco prima della pandemia, quindi...
un po' prima, adesso non vorrei dire una cosa errata, perché io personalmente ho cominciato a lavorarci, però quando la missione da parte degli Stati Uniti era già un po' che era iniziata, appunto appena poco prima della pandemia, quindi però è stata una cosa effettivamente molto veloce, l'accordo tra la NASA e l'ASI per esempio per avere Licia Cube a bordo è avvenuto sotto la presidenza di Battistone, quindi stiamo parlando di pochi anni, di non molti anni fa, è stato effettivamente veramente molto molto veloce. Sì, per una missione spaziale è incredibilmente veloce, cioè ha molte particolarità, perché anche non solo è molto veloce, è stata molto veloce la realizzazione, è stata molto veloce la durata della missione, perché è durata poche ore. No, la parte che ci riguarda la Terra è costruire la sonda e lanciarla, poi sì. No, appunto la traiettoria è stata un anno, la traiettoria e anche appunto l'analisi scientifica è stata velocissima, perché gli articoli, adesso uscirà uno special issue di Nature con gli articoli sui primi risultati e escono adesso, la missione si è conclusa appunto alla fine di settembre, quindi anche su quello lì. Diciamo queste cose qui dal punto di vista della protezione contro l'impatto sono meno rilevanti. Sì, no, però appunto dal punto di vista scientifico, siccome c'è tutto un aspetto scientifico dietro, anche l'aspetto scientifico è stato molto, molto rapido anche quello. Sì. Dalla Luna da lì, cioè, combattere da lì è futurissima, perché beh, insomma, abbastanza sì. Beh, sì, diciamo, cioè non dalla Luna, diciamo, lanciare prima di arrivare a lanciare qualcosa dalla Luna ne passerà di tempo, quindi al momento non è una cosa praticabile, diciamo. Adesso si parla di fare una base lunare, però ecco, insomma, sarebbe un piccolo insediamento, tutto da capire dove, come, chi paga anche lì, eccetera. E però ecco, prima di arrivare a quello che si è detto più volte di fare, per esempio, è mettere degli osservatori sul lato, diciamo, lato scuro della Luna, per osservare, per fare monitoraggio, perché appunto di nuovo una parte fondamentale di tutto, cioè questa qui è l'extrema ratio, insomma la parte prima è tutto il monitoraggio, la catalogazione, vedere gli oggetti più lontano, più piccoli, quelli che ne arrivano dallo spazio profondo e via dicendo, quindi diciamo quello lì per esempio, osservatori sull'altro lato della Luna, se e quando verranno stabiliti saranno importanti, però anche prima di quello lì bisogna metterci, sono appunto sono osservazioni dallo spazio, quindi satelliti o in orbita terrestre o nei punti lagrangiani dove più o meno ci sta il James Webb, insomma altre zone specifiche dello spazio per osservare asteroidi, per esempio come quello di Chelyabinsk, che arrivano dalla direzione del Sole, che quindi da Terra non sono osservabili, perché quindi diciamo ci sono tutta una serie di passi che riguardano però appunto più il monitoraggio che vengono ben prima appunto dell'avere la sonda lì pronta per... Possiamo ringraziare ancora Alessandro. Grazie.